La collina di Argo ospita sulla 100 cani, noi ne abbiamo ospitati fino adesso 48, sono stati adottati più di 15 cani, che sono cani che trascorrono poco tempo, massimo 3 mesi, 4 mesi, perché sono cani ad alta adottabilità e quindi vengono immediatamente adottati. Però per poter andare in famiglia e soprattutto per essere un'esperienza positiva sia per il cane che per la famiglia, fanno un percorso. Abbiamo un direttore sanitario che è quello che poi è pronto a visitare i cani, soprattutto i cuccioli, e li segue costantemente sul piano della salute. Poi abbiamo un volontario che è un medico veterinario comportamentalista che fa un percorso individualizzato per ogni cane, in maniera tale che ogni cane, in base alle criticità, farà degli esercizi grazie poi ai volontari che vengono tutti i giorni e portano non solo i cani a passeggio, ma gli fanno fare anche quegli esercizi per abilitarli, per renderli poi appunto, per fargli superare quel tipo di paura, quel tipo di problematiche collegate purtroppo alla vita di canile o alla vita randaggia. Inoltre abbiamo una struttura bellissima che è la Family Room, una stanza che simula una casa. In quella stanza ci sono sia gli arredi domestici che ci sono stati tutti donati, sia gli rumori che si sentono in casa e anche i pavimenti diversi, delle superfici diverse, perché il cane che va in canile non conosce altra superficie del cemento, quindi deve sentire il freddo delle mattonelle, il caldo del tappeto, deve sentire anche tutte le diverse superfici in maniera tale da non avere stress, entrare nella casa dove già per lui sarà una novità, ma conoscendo tutte le stimolazioni spaziali che una casa dà a un cane, e questo fa sì che ci sia un alto indice non solo di adottabilità, ma fa in modo che non ci siano i ritorni e gli abbandoni dei cani dopo adozione. D'estate il problema diventa ancora più sentito. L'abbandono degli animali è un reato punito per legge con l'arresto fino a un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Il Comune di Napoli lancia invece il messaggio opposto, invitando a pensare proprio in questo periodo ad avviare un procedimento di adozione, in particolare quello dei cani ospitati alla collina di Argo, il nuovo centro comunale di accoglienza in via Ianfolla. 600 metri quadrati con 37 box di differenti dimensioni, dotati di impianti idonei e soluzioni tecniche per prevenire malattie infettive. Questa è una struttura che eroga sanità pubblica veterinaria, nel senso che gli animali che arrivano in questa struttura sono certificati da un percorso sanitario preliminare che avviene presso l'ospedale veterinario della ASL Napolino Centro. Nella struttura preliminare sanitaria vengono effettuate tutte le attività di microchippatura degli animali, quindi identificazione con microchip, sterilizzazione, trattamento antiparassitario e valutazione dell'indice di adottabilità. Esclusivamente per i soggetti che presentano un indice di adottabilità molto alto, nel senso che hanno una familiarità con le persone, solo per questi animali viene data possibilità di poter accedere alla struttura della collina di Argo, perché successivamente presso questa struttura comincerà il percorso di abilitazione alle famiglie e quindi troverà sicuramente già la presenza di un parterre familiare o di un numero di famiglie che potrebbero essere disponibili all'adozione di questo soggetto che è già certificato con un alto indice di adottabilità. Il complesso si estende su due livelli ed è dotato anche di un'ampia area esterna con parcheggio, aiuole e spazi a verde, oltre a uffici, sale per visite veterinarie, pet therapy e toilettatura, e per la formazione e gli incontri con cittadini e scolaresche. La collina di Argo si può visitare da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, ed è stato concepito come un luogo dove fare esperienza e capire davvero cosa significa mettersi in relazione con un animale, capirne il linguaggio, il suo modo di comunicare e favorire questo incontro. Stamattina sono venute 3 famiglie per vedere cani per essere adottati, quindi venerdì faranno il primo incontro, perché nel primo incontro c'è sempre anche la veterinaria comportamentalista per vedere l'abbinamento famiglia-cane-idoneo.
matrimonio e cominciare poi tutto il percorso di adottabilità che viene fatto. Abbiamo fatto tante adozioni, ci sono alcune veramente particolari che ci sono rimaste nel cuore. C'è stata una famiglia che ha portato un ragazzino adolescente che a seguito della DAD aveva avuto dei grossi problemi di tipo emotivo e comportamentale. Abbiamo chiamato l'ASL, l'ASL ci ha indicato quali erano le criticità di questo ragazzino e noi abbiamo lavorato in sintonia, proprio in sinergia con l'ASL. Abbiamo scelto il cane idoneo per certe problematiche del ragazzino e poi abbiamo iniziato a fare questo percorso. L'ASL ci ha chiamato che non solo il ragazzino ha superato la criticità, ma che nell'obiettivo, appunto, nel percorso di adozione, di accoglienza del cane, addirittura ha migliorato determinati aspetti relazionali. È anche un altro tipo di adozione con una che c'è stata una bambina che aveva paura, aveva grandi paure, soprattutto paure di cani, e il papà era venuto proprio per immaginare, perché capiva che quella paura era una paura che poteva essere superata, e questo grazie al fatto che ci sono borsisti dell'università che sono formati alla relazione uomo-animale e quindi loro accolgono queste adozioni particolari e iniziano a sviluppare un percorso di scelta idonea del cane e di lavoro su quella relazione, e la bambina adesso, insomma, non solo ha adottato il cane ma ci gioca eccetera, e quindi quello che intuiva probabilmente il papà è stata una cosa vera, perché la bambina avvicinata con la giusta attenzione, con la giusta competenza al cane, è riuscita a non solo adottare un cane ma anche a vivere un'esperienza che l'arricchirà per tutta la vita. Il cane è un componente della famiglia, è veramente una relazione, la relazione col cane è una relazione unica che ci arricchisce e ci migliora soprattutto. Quindi se il cane non riuscite a portarlo dietro, cercate dei luoghi dove poter darlo in affidamento per il periodo della vacanza. Noi ci stiamo adesso attrezzando per poterlo diventare anche noi uno spazio per accogliere i cani durante il periodo delle feste, perché veramente la relazione e l'arricchimento che un cane porta in una famiglia è qualcosa di unico, e quindi è assurdo abbandonare un cane soltanto perché appunto non si può portare dietro. E faccio un appello a tutti gli esercenti e gli albergatori e anche i gestori di bar, di ristoranti, di capire che il cane non porta malattia, perché il cane di per sé ha soltanto un certo numero di malattie, che le cosiddette zoonosi, che portano malattie all'uomo. Quindi molto spesso è più sicuro il cane di un'altra persona, perché cosa porta l'uomo, soprattutto di questi tempi, con la pandemia è più un'incognita. Il cane, se è un cane controllato da un punto di vista sanitario, è sicuro al 100%.